Tre giornate dedicate ai bambini per stimolare la loro creatività col gioco, col racconto, con la musica, con l'arte, con la filosofia, con gli stimoli sensoriali. È il progetto Pan Kids, la città dei sentimenti, un laboratorio educativo affidato a una rete di associazioni che si snoda in un percorso di attività gratuite dal 21 al 23 giugno. La prospettiva di creare un collegio delle associazioni educative della città, in un momento in cui questa città sta vivendo veramente la sua massima espressione di entusiasmo, lo si ripete con la presenza dei turisti, ma si ripete anche con una eccellenza sul piano culturale e con una diseccellenza, con un disagio sociale e personale davvero allarmante. Noi abbiamo un compito in questa città, quello di accorciare e eliminare del tutto la distanza tra sociale e istituzionale. Dal mese di settembre alcune delle sale del PAN diventeranno le stanze dell'arte in opera per ospitare in modo stabile percorsi creativi di formazione per i bambini e per gli adolescenti della città. Le associazioni possono avere questa funzione se solo si raccolgono in un collegio e che facciano del PAN davvero l'istituto della città che si fa scuola. E che si fa scuola non pensando a scuola-lavoro, non pensando a delle competenze applicative nel senso di mercato, ma pensando a delle competenze del sé, di se stesse, della persona, della formazione, della propria capacità di ascoltare, di vedere, di sentire, di trovare legami. Da Natale a Natale avremo avuto in questo spazio 150.000 ed oltre visitatori. Quindi davvero uno spazio pienamente recuperato alla cultura e all'incontro dei cittadini di Napoli e di tanti turisti con i linguaggi del contemporaneo. Ma ora ciò che accade con i bambini, secondo me, è l'aspetto che lo qualificherà ulteriormente e ne farà quello spazio che noi tutti davvero vogliamo che sia, cioè un trasmettere i saperi, la conoscenza, la memoria attraverso le generazioni, attraverso la creatività. Mi pare che queste due parole, memoria e creatività, più di altre, siano in questo momento Napoli. Maggiori informazioni sul progetto sulla pagina Facebook Pan Kids Napoli e sul sito www.comune.napoli.it.